buongiorno, e possiamo controllare il Green Pass? Sì, certo. Perfetto, prego, per accomodarti. Anche per fare la barba o risistemare la piega tocca ricordarsi di esibire il Green Pass. A 2 settimane dall'ultimo decreto del governo entrano nel vivo le misure per i cosiddetti servizi alla persona. Vale per barbieri e parrucchieri, ma anche per i centri estetici fino al 31 marzo prossimo. Un gesto in più per il quale basta la versione di base del certificato verde. Primo giorno di Green Pass per i servizi alla persona, come sta andando? Sta andando bene, stiamo controllando ormai Green Pass a tutti, mascherine FFP2, insomma ci stiamo adeguando un pochettino a quello che sono le norme vigenti. Posso chiedere quante dosi hai? 2. Com'è cambiato il vostro lavoro in questo periodo? Beh, chiaramente più di un collega che magari prima lavorava con un afflusso di clientela un pochettino più alta, adesso si è dovuto adeguare anche a prendere un po' meno clienti, insomma si è dovuto adeguare per creare un ambiente anche un pochettino più tranquillo, tra parentesi. Ok, certificazione valida, perfetto, grazie. Diciamo abbastanza bene, abbiamo chiesto a tutti stamattina il Green Pass come per legge è d'obbligo. E diciamo che la gente sta rispondendo bene. Voi avete un protocollo già pronto, le coperture, FFP2? Sì, diciamo che sono 2 anni che stiamo seguendo questo protocollo e che, voglio dire, c'ha dei buoni risultati, perché un po' perché siamo obbligati a farlo e anche perché, voglio dire, noi cerchiamo di attenerci alle disposizioni governative. È un po' perché avete conosciuto il periodo buio della chiusura. Sicuramente è stata una brutta, lo possiamo dire, una brutta mazzata, un brutto colpo per noi, no? Siamo stati parecchi mesi chiusi. Da quando ho fatto le 3 dose, l'amore lo faccio ancora di più, con tutta la mia età.